Yuka Reverberi alla terza, esperienza da tutor del premio da olio, alle, dopo la seconda delle semifinali, un tuo, intanto un tuo giudizio su questo da olio 2013. Ma un giudizio forse verrebbe, sarebbe meglio farlo tra qualche giorno, quando però non si può, dico tra qualche giorno perché bisognerebbe pensare meglio a quelle che sono state le due serate, serate in cui, se non mi sbaglio, non c'è stata una ragazza, non c'era una ragazza in nessuno dei gruppi, e questa è, se non mi sbaglio, è la prima cosa che mi viene in, che noto rispetto all'anno scorso, dove comunque c'era una presenza femminile nella finale che ha portato poi anche una vincitrice, quindi come qualità dei gruppi, come mi sembra che bene o male si sia nello, non ci sono differenze sostanziali rispetto agli altri anni, e il concorso procede, va avanti bene o male. Sì, non vedo le grandi novità dal punto di vista sonoro, devo dire però che forse ci sono due piccole sorprese. Se ragiono sul territorio musicale reggiano, non sono sorprese, però sono piccoli segnali che a me fanno piacere. Ovvero il fatto che ci siano due gruppi in finale, che sono arrivati in finale, che comunque segnalano leggermente di più rispetto agli anni sonorità che sono corrispondenti a quelle, il tempo in cui viviamo, nel senso che Autobahn e Blank Noise non si rifanno a schemi sonori classici della musica italiana di classifica o dei grandi autori o del cantautorato, del pop, della classifica, ma stanno bene o male dentro quello che è il mondo del suono indipendente italiano. Ecco, questa cosa non l'avevo trovata così presente negli altri anni. Il fatto che due gruppi, che potresti benissimo dire due gruppi indie rock, termine che oggi è un po' più vituperato, mentre fino a 2 o 3 anni fa in giro per l'Italia era i club erano indie club, le serate indie era molto inflazionato, però era la moda, era la moda del momento. Oggi non è più in quel modo, ma comunque ci sono due gruppi che segnalano un po' di modernità nel suono, o di contemporaneità. Modernità è un termine insomma un po' più difficile da maneggiare. Se lavorerai con il Blank Noise, mi eri sembrato molto contento di Sì, sono abbastanza questa cosa. contento, infatti, di lavorare con loro, perché ritengo di poter lavorare con loro in maniera un po' più proficua rispetto ad altri gruppi, forse anche per attitudine. Credo che possano essere più vicini alla mia. Questo potrebbe essere pericoloso, perché potrei portare stilemi che io ho in testa, delle mie cose, quindi andare a snaturare leggermente il loro suono. Ma non credo, insomma, che questo ci sia. Sai, sarebbe stato interessante lavorare anche con qualcuno di totalmente differente, perché ti obbliga comunque ad uscire, cioè, a me personalmente porta di più. Però pensando anche prima, insomma, della finale, lavorare con qualcuno con un suono molto molto distante dal tuo, insomma, forse non sono prontissimo. Ma poi chi lo sa, insomma, non mi è mai successo fino adesso nel concorso così, quindi devo dire che sono contento, perché secondo me hanno alcune caratteristiche sonore interessanti, anche il lavoro sulle chitarre, secondo me si possono cambiare, non dico migliorare, anzi si può pensare in modo differente alcune soluzioni sonore che hanno, si può fare un lavoro di lima, di fino, ecco, però sono abbastanza contento. Il pezzo in concorso è un pezzo assolutamente non urlato, non è un pezzo irruento, ma è un pezzo che ha una sua sensibilità, un'interpretazione particolare anche nella parte vocale, che a me è piaciuta molto, e questo trovo che sia una delle loro caratteristiche che a me hanno intrigato, cioè il tentativo di fare alcune ipotesi nelle melodie vocali differenti da quelle che si sentono tutti i giorni. Quindi è interessante. Quale cover porterete in finale? Guns of Brixton dei Clash, che grandissimo pezzo, i fan dei Clash lo conoscono benissimo, l'ascoltatore così distratto dei Clash magari conosce altri pezzi, ma questo è un pezzo fondamentale, perché parla del punk inglese come una musica intelligente e molto aperta. Noi siamo abituati a pensare al punk come una musica soltanto di irruenza e
di espressività diretta, frontale, confrontazionale. In realtà invece la musica punk era una musica includente, perché si apriva per molte delle esperienze della punk music. È stata una musica attenta, curiosa, soprattutto curiosa, ha girato per il mondo, e tanto che soprattutto non solo girava per il mondo, ma ascoltava la città in cui veniva creata quella musica lì. E Londra era anche la musica reggae, la comunità giamaicana presente nella città, il carnevale di Notting Hill, cioè cose, manifestazioni culturali importanti che c'erano. È una musica veramente molto urbana, era assolutamente contemporanea come cosa. E poi è un grande pezzo, perché io lo trovo molto bello. E ho scelto quello. Insomma, ho scelto quello perché non mi piaceva scegliere London Calling. È un grande classico, difficilissimo da rimettere a mano. È molto difficile da rimettere a mano i grandi classici. Devi avere un'illuminazione e il tempo è poco. E Guns of Brixton invece è un pezzo che va bene secondo me per Black Noise, perché appunto loro fanno un lavoro sulla ritmica non così banale. E questo pezzo è un pezzo reggae. Mi piacerebbe che riuscissero a interpretarlo facendolo diventare un po' loro, col loro lavoro ritmico, togliendolo da quello che è la sonorità reggae, però ci si può lavorare. Beh, vediamo, insomma, questa è la prima idea che mi è venuta in mente stasera. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Questo è il disco di Black Noise.